Miche, aspetta, ti devo parlare, siediti. Ma che hai fatto ieri sera? Ieri sera in discoteca ho rimorchiato una tipa da paura, Miche. Ma non mi dici. Pensa che ha tutte le carte in regola per fare la pornostar. Bella. Stupenda. C'ha un fondoschiena da paura. Mutande? Di pizzo. Peli? Quanto basta. Mazza, che bella. Pensa che stasera ho un appuntamento con lei, Miche. Ma perché non mi ci porti pure a me? E che vuoi fare una cosa in tre, Miche? Magari, non mi risate. Oh, allora ci vediamo alle 9 stasera. Alle 9 da Peppino e Bar. Ok, aspetta. Bella, stasera cose pazze. Alla grande, Miche. Ciao. Oh, aspetta, Miche. Vengo con te. Giorgio? Sì? A domani. A domani. Ciao. Ciao, Anna. È un po'... fredda? Forse anche meglio così. Per forza è fredda, a quest'ora arrivi. C'era un traffico pazzesco, Nini. Siamo a tavola ad aspettarci, già da 10 minuti. Quante volte te lo devo dire che se arrivi in ritardo mi devi telefonare, eh? Scusami, Nini, ho dimenticato il telefonino in ufficio, come facevo? Come sempre, sei sempre con la testa nelle nuvole, sempre. Mamma, per colpa tua, ha dovuto preparare la cena e rinunciare al suo massaggio. Ma perché? Che è successo a Tina? Che fai, mi prendi in giro adesso? No. Papi, non gli dai l'aumento e lei decide quando vuole il giorno di vacanza. Va bene, domani risolvo il problema. Sei contenta, Nini? Pippi, ho organizzato tutte le nostre vacanze, eh? Allora, dal 1° agosto siamo a Puntala dalla Carola. Poi per Ferragosto ho prenotato a Portocervo. E poi dal 20 di agosto siamo ospiti di Zanzia Cortina. Ma Nini, ma devi ancora finire un'estate, già pensi alla prossima. Beh, poi non troviamo posto, no? Scusa, ma le cose si organizzano bene e per tempo. Se lo dici tu, Nini. Devo finire un lavoro, vado nel mio studio. Mi spiace, papi, ma il computer serve a me. È un appuntamento in chat con loro. Notte. Notte, mamma. Notte. No. Mi fumo una sigaretta in giardino, eh. Pippi. Dimmi. Vieni a letto presto, mi raccomando, che domani dobbiamo andare a prendere la mamma. Ti ricordi che c'è il matrimonio di mia cugina, no? Va bene, non ti preoccupare. Sono un uomo veramente fortunato. Che cosa mi manca? Ho tutto. Una moglie premurosa, una figlia che chatta, una casa accogliente, un bel lavoro, colleghi simpatici. Ma li sentivi oggi? Mutande? Di pizzo? Peli? Quanto basta? Sai, che bello. E che vuoi fare cose in tre, Miche? Certo che io non so proprio niente della vita. Bella, 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 bella
faccio torna bambino con tutto bocca. Quanto costa? 150. Vabbè, sali in macchina. Senti, io non ho mai fatto una cosa del genere. Non ti preoccupare, ci penso io a tutto. Sì? Donna, sei un uomo, un travestito. Il chirurgo ha fatto un capolavoro? Certo, ma tu sei proprio un idiota, cocco mio. No, senta, vada fuori dalla macchina, per cortesia, vada fuori dalla macchina. E sei simpatico? Ho capito, ma... Rilassati, lasciati andare. No, guardi... E io ti porterò in un mondo che tu non conosci. No, senta, non mi interessa, guardi... Esca dalla mia macchina, per cortesia, ma... Tutto stronzo. Yeah. Tu sei totalmente scemo. Prima mi fai salire con te, poi mi tratti come una squallida puttana. Senta, io sono una signora. Io sono una regina. Vada fuori dalla mia macchina, basta! Come la devo chiamare, signora? Signore! Tutto frocio! Tu guarda che cazzo!